Nelle ultime ore ci sono state importanti notizie, sia sul piano sportivo che extra. Da un lato, l'annuncio dell'arrivo di un nuovo attaccante per l'Audace Cerignola. Si tratta di Filippo D'Andrea, laziale, classe 98. Ha iniziato la sua carriera indossando la maglia del Tour di Quinto, poi passa all'Atletico, dove nel secondo anno realizza 22 reti. Nella stagione 21-22 si è diviso fra Seregno e Teramo. Quest'ultima è una delle due squadre che, insieme al Campobasso, attende giovedì il verdetto del Consiglio di Stato in merito alla loro esclusione da questo campionato. Proprio per questo motivo, la Lega Pro aveva rinviato la presentazione dei calendari, originariamente prevista lo scorso 2 agosto.